Adesso vi mostriamo un corridoio di terra che eh, apparentemente, come hai detto tu, ma l'apparenza inganna, sembra eh, un corridoio dove nasce tanta vegetazione, ma se noi andiamo a scavare qui sotto è tutta spazzatura, è tutta immondizia. Questa è la politica Green New Deal voluta dal governo amico di Beppe Sala e subito adottata dal sindaco Beppe Sala che è entusiasta ha deciso di far finta che questa sia vegetazione e quindi lavarsene completamente le mani, ma è così difficile una giusta manutenzione e una giusta pulizia della città di Milano. Ce lo domandiamo e continuano a domandarsi i cittadini che continuano a segnalare e a denunciare questo scempio. Devo dire che mi sono interessato dell'area a partire da due anni fa quando me l'ha segnalato la, la consigliera Rosa Di Vaglia qua del municipio 5 e non, volevo, non, non riuscivo a credere ai miei occhi quello che vedevo, frigoriferi, eh, bombole, copertoni, una vera bomba ecologica. Mi sono interessato, ho contattato tutti gli enti coinvolti perché qui c'è di mezzo il comune, Parco Sud, Parco del Ticinello, ho mandato una segnalazione all'ARPA. C'è un rimpallo di, 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 di responsabilità e quindi nessuno interviene. E intanto possiamo dire che questa è una zona bellissima, il Parco, il parco Sud protetto, iperprotetto, però quando ci vai all'interno scopri che di protetto non c'è niente, solo l'immondizia. Tant'è vero che sono eh, decenni forse che, che viene seppellita la, la spazzatura, rifiuti di ogni sorta, rifiuti edili, rifiuti di ogni genere, vetro, amianto, eh, macchine, c'è cioè di tutto seppellito e per, per lungo, lungo tratto, quindi le competenze sono tante, però nessuno si interessa però, e quindi per loro risulta sempre il parco bellissimo, il parco protetto, ma di protetto non c'è niente. Voglio ricordare a tutti quanti che questa, questa zona, via Salvanesco, negli anni 70-80 era il cimitero della Mala, quindi già allora era tenuta eh, in considerazione molto, molto bassa. Sono stati ritrovati in base ai pentiti diversi, diversi cadaveri. Io penso che atti ce ne siano ancora e quindi l'abbandono ha continuato ad essere tale, adesso qui buttano i, ehm, tutti gli scarichi detriti. Usano questo posto come una discarica irregolare, infatti se vediamo sono tutti quanti detriti che riguardano demolizioni di appartamenti o di caseggiati o altre cose. Quindi questo posto è diventato, prima era il cimitero della Mala, adesso è diventato il cimitero dei detriti e degli abbandoni del del degrado che vediamo normalmente, però posti così dovrebbero essere valorizzati perché in una città come Milano dove c'è il problema dell'inquinamento questi posti con questi alberi avrebbero a loro ragione di essere valutati e rivalutati bene.